come già detto per le salite, vivere urbino necessita allenamento. E così, mentre entro nel mood, incontro Adriana. Adriana è la barista di uno dei ritrovi degli studenti. Vive urbino da 17 anni e ha scelto di fermare il tempo. Allora, guarda, qua ci troviamo in un posto che ti permette di, insomma, godere della vista di Urbino da una prospettiva, insomma, unica. Cioè, da qua c'è proprio Urbino in tutto il suo splendore. A me la cosa che mi ha colpito di più, insomma, quando sono arrivata a Urbino sono stati i comignoli, perché comunque vengo da un posto, insomma, nel sud Italia, dal Gargano, e non abbiamo la necessità di riscaldare le case così come qui in Urbino. Mi sono laureata in sociologia, poi dopo, per una questione di, sai, casi, vicissitudini, cose così, insomma, sono rimasta, ho trovato lavoro e al momento lavoro in un bar. Se il giovedì Urbinate avesse una regina, pardon, una duchessa, probabilmente sarebbe proprio lei, Adriana. Vabbè, il giovedì è da sempre così, il giorno in cui tutti quanti gli studenti escono e fanno serata come magari altrove succede per il weekend, quindi il sabato, solo che qui non lo fanno di sabato, lo fanno di giovedì. Mi sono effettivamente innamorata di Urbino, della sua tranquillità, della pace che ti trasmette, del fatto che sia praticamente immersa nel verde. In qualche maniera comunque ti incastra, insomma, un sacco di cose positive, però poi dopo, per chi ci resta, potrebbe anche essere vista come una sorta di prigione dorata. Beh, dopo 17 anni potrei dire anche è una casa diversa rispetto a quella da cui vengo, no? Perché mi mancano le radici qui. Cioè, nel senso, il posto che mi fa stare bene.